Alessandro Di Battista, salve, ben trovato, benvenuto. Buongiorno. Si accomodi. Grazie. È un bel po' che non mi viene a trovare, sono contenta di vederlo. Come ben sapete è il leader di piazza e di governo del Movimento 5 Stelle, è il gemello diverso di Luigi Di Maio, così viene definito. In molti volevano vederla fare delle primarie all'ultimo sangue con Di Maio, ma lei ha evitato, non ci ha dato soddisfazione. Mi fido molto di Luigi. Si fida molto di Luigi, benissimo. Siete sempre molto amici. Inseparabili. Inseparabili. Oggi ci vediamo, abbiamo stasera un comizio insieme a Niscemi e a Caltanissetta, giù in Sicilia. Lei sta tornando in Sicilia oggi. Parto alle 4. Allora, da quando lei non viene abbiamo fatto una piccola variazione sul tema. Le interviste finali le facciamo con un giochetto, 4 fotografie. Lei può scegliere la foto che più le aggrada, così l'ordine lo sceglie lei. E il punto interrogativo è la mia domanda misteriosa che invece mi tengo per me. Inizio da cosa vuole partire? Da De Gasperi. Da De Gasperi, ah, interessante. Allora, perché De Gasperi? Perché tutte le volte che si parla di questa legge elettorale messa con la fiducia, voi dite una cosa liberticida, antidemocratica, e a un certo punto Renzi ha detto, beh, tutto sommato l'ha fatta anche De Gasperi. Ce l'abbiamo la frase di Renzi, eccola qui. Il voto di fiducia l'ha messo De Gasperi sulla legge elettorale tra Di Maio e Di Battista e De Gasperi. So da che parte stare. Naturalmente io le voglio dire prima che lo dica lui, si chiamava la legge truffa quella lì, quindi non è proprio questo precedente straordinario, diciamolo subito. Fatto sta però che insomma la legge, voi quest'estate potete pure approvarla il Tedeschellum, no. Invece avete fatto un po' di no. Caos sull'emendamento. Non abbiamo fatto nessun caos. No. Il Partito Democratico ha scelto un pretesto per affossare quella legge, perché quella legge non favoriva nessuno, quindi non sfavoriva il Movimento 5 Stelle, e questo è il dramma per loro, e ha trovato come pretesto, per abbandonare il tavolo, l'approvazione di un emendamento che prevedeva che questa legge elettorale fosse applicata pure in Trentino Alto Adige. E sembra normale che una legge non possa essere applicata in tutte le parti d'Italia? Punto. Comunque è inutile commentare quello che dice Renzi, che... Io aspetto Senta, ancora che abbandoni la politica, però per tornare alla legge truffa, come diceva lei, oltre al problema relativo alla fiducia che è veramente liberticida, dottoressa Merlino, io sono 4 anni e mezzo in Parlamento, ho capito che la qualità delle leggi in Parlamento dipende dagli uomini che le fanno. Se i parlamentari non vengono eletti direttamente dal popolo, ma vengono nominati dai partiti politici, risponderanno ai partiti politici che li nominano e non al popolo che di fatto non li elegge. Ed è questo il vero dramma della nostra democrazia. Allora, Di Battista, avete chiesto più volte a Mattarella di non firmare questa legge. Ci contate ancora? Sperate ancora che li possa non firmare? La speranza è l'ultima a morire. Io, dato che ho questa occasione, con molto rispetto... Vorrei dire al Presidente Mattarella che già si è sbagliato una volta durante questa legislatura, perché ha firmato l'Italicum, che presentava degli evidenti vizi di incostituzionalità, e la passata legge elettorale che Renzi diceva ce la copierà tutto il mondo, è la migliore legge elettorale possibile, e la Corte Costituzionale l'ha bocciata, cioè l'ha ritenuta illegale, illegittima, truffaldina, incostituzionale. Dato che il Presidente della Repubblica si è già sbagliato una volta, io mi auguro soltanto che stia... attento, che faccia tutto con attenzione, non sto dicendo stia attento, perché sennò una frase che dico io sembra tipo una minaccia, no, gli chiedo, con soltanto, umiltà glielo gli chiedo soltanto la massima attenzione, perché si è sbagliato una volta, perché si tratta della democrazia nel nostro paese. Non si è proprio sbagliato, il problema è che il Presidente della Repubblica può non votare una legge elettorale quando è palesemente incostituzionale, cosa che neanche in questo caso c'è. L'elemento del palese. Su questo caso lo dirà la Corte Costituzionale, perché noi già abbiamo fatto ricorso. In merito all'Italicum c'era palese violazione della Costituzione, infatti noi abbiamo fatto ricorso e avevamo ragione. Il Presidente della Repubblica può, e questo è un suo potere, rimandare indietro una legge alle Camere quando crede che possa essere incostituzionale. Quindi questo la richiesta che lei fa al Presidente della Repubblica è rimandare indietro alle Camere la legge. Ok, altra foto. Rosato. Rosato, ecco, allora, su Rosato è successo una cosa molto molto spiacevole. Ettore Rosato, come sapete voi da casa, è capogruppo del PD alla Camera, è il padre, diciamo, della nuova legge elettorale che si chiama come lui, con questo Rosatellum. Ecco, un signore, Angelo Parisi, ingegnere 45enne, candidato a rivestire il ruolo di assessore a Palermo all'ambiente. Cancelleria, ha fatto questo tweet. Rosato, facciamo un patto, se questa legge sarà cassata dalla Consulta, noi ti bruceremo vivo. Ok, naturalmente poi ha cancellato il tweet, si è scusato, ma in certi casi le scuse, a mio parere, non bastano. Perché dire che una persona che la si vuole bruciare viva è un messaggio di odio, di violenza, di aggressività che io penso faccia molto male al paese in cui viviamo. Allora, io sono d'accordo, nel senso che
Mi pare che spesso i social siano un po' come il traffico di Roma. Uno all'interno dell'abitacolo dice qualsiasi cosa. E quindi, oltretutto, chi ha una responsabilità deve moderare molto il linguaggio. Io l'ho imparato in questi anni. Ogni volta che scrivo un post, anche duro, facendo degli attacchi politici, scrivo sempre sotto: mi raccomando, garbo, nei commenti, massima educazione. E lei dice che le scuse non bastano. Intanto ci sono state le scuse. Mi ricordo quando l'anno scorso, non uno sconosciuto, perché di fatto uno sconosciuto fino a essere stato designato come possibile futuro assessore del Movimento 5 Stelle all'ambiente, quando non uno sconosciuto, ma il governatore della Campania, che si chiama De Luca, diceva Di Maio, di Battista e Ficoli possano ammazzare tutti, io non ho sentito un No, enorme clamore ne mediatico. parlammo tanto, credami, ne Mai a questo parlammo livello, e lei tanto. sa, sono 3 giorni che si parla di un tweet. E B, non ho ascoltato le scuse né del Partito Democratico né del governatore in questione. Ora, io sto Questo condannando, sto dicendo che non esistono queste cose, gli toglieremo le password se necessario, perché farà il linguaggio è comunque l'assessore o fondamentale. no? Questa è una scelta che appartiene a Giancarlo Cancelliere, qualora dovesse Se fosse vincere. lei, Se ha le competenze, sì. nonostante il tweet. Vorrei sempre segnalare che nei giorni in cui si faceva un'enorme comunicazione su un tweet, il presidente Berlusconi, il cui cofondatore del partito dell'Utre in carcere per mafia, veniva indagato nuovamente per le stragi di mafia. Ora, io non so se questo sia vero, neanche so se andrà a processo, se ci sarà un processo. So che colui che ieri era a Palermo a dire in giro chi vota al Movimento 5 Stelle è un idiota, non capisce, No, quindi la testa. insultando milioni di persone, ha pagato la mafia dal 73 al 92, questo lo dice una sentenza passata in giudicato. Incontrava boss mafiosi, tra cui Stefano Bontate, con l'intermediazione dell'Utre, oggi in carcere per mafia, in qualche ufficio a Milano nel 73, e stringeva di fatto un patto di non belligeranza con Cosa Nostra. E invitava nella sua dimora ad Arcore un mafioso, Vittorio Mangano, definendolo poi un eroe perché Quindi non lei mi sta cantò ai dicendo che secondo magistrati. lei ad oggi Berlusconi può essere considerato un mafioso? No, sto dicendo che Berlusconi ha avuto e ha frequentato mafiosi. E questo non lo dico io, lo dice una sentenza passata in giudicato, quella della condanna in via definitiva per associazione, per concorso esterno di associazione mafiosa di Marcello Dell'Utri, cofondatore di Forza Italia insieme a Berlusconi non è Berlusconi. mai stato condannato per questo, però. Ma No, esiste anche diciamo. l'etica, se uno frequenta un È mafioso, chiarissimo. questo è un problema etico, non soltanto diciamo, di giustizia. Il problema di giustizia ce l'ha il cofondatore che si chiama Dell'Utri, poi Berlusconi ne ha degli altri. Berlusconi è condannato in via definitiva per frode fiscale. È fuori dal È Senato e chiaro, i non si può processi di presentare alle Berlusconi, elezioni. siamo tutti tanto Cioè, ci stanchi rendiamo di conto parlare dei che, lo processi di so, però Berlusconi. dato che poi si parla di legalità in Sicilia, io vorrei dire che gli ultimi due presidenti, prima di Crocetta, dottoressa Merlino, eletti grazie ai voti del centrodestra, sono stati Lombardo e Cuffaro. Lombardo è stato condannato a 2 anni per voto di scambio e Cuffaro si è fatto carcere per favoreggiamento aggravato di Cosa Nostra. Ma questo è un paese fatto alla rovescia. Poi parliamo 2 settimane del tweet di questo illustre sconosciuto che condanno. Ma qua i problemi in Italia si chiamano mafia, disoccupazione, voto di scambio e Va povertà bene, illimitata. Questi sono i problemi di il questo problema è che il paese. vostro assessore, perché voi siete quelli Certo. incorruttibili, diciamo che su di voi l'attenzione è un pochino più alta, E no? per me questo non è giusto. No, no, l'attenzione su di noi deve essere altissima, ancora più alta. A me va benissimo l'attenzione mediatica, vorrei lo stesso trattamento anche per gli altri. Perché non è che siccome noi professiamo l'onestà, la legalità e siamo anche capaci di cacciare un collaboratore dell'Appendino perché ha provato a far togliere una multa ad un amico, cosa che per me è da paese civile. Io mi ricordo quando parlavamo della Germania che si dimettevano i ministri perché avevano copiato la tesi di Come laurea e no? dicevamo questo è un paese serio. Ecco, questo è un comune serio se mandiamo via un collaboratore della nostra sindaca perché ha provato a far togliere una multa. Però vorrei lo stesso trattamento, perché Sì, se si parla dopodiché tre lei sa meglio settimane di di una me che la multa. polemica è sul fatto che la sindaca a sua volta è sotto indagine per falso e Questo è un altro bilancio e discorso. quella cosa lì non è stata Questo è un altro affrontata. discorso. Io le parlavo della questione relativa alla multa. Vorrei lo stesso Allora, trattamento per tutte le andiamo forze avanti. politiche. Scegliamo un'altra foto. Salvini, mi Salvini. tengo le palme per ultime. Sì, già sa di cosa voglio parlare. Allora, Salvini, leader della Lega Nord, anzi no, della Lega, non è più Nord, pardon, martedì sul E treno si è tolto la che l'ha parola. tolto Nord, la portava in Sicilia, ha detto che sostanzialmente se dovesse avere il problema di dover governare con qualcuno, penserebbe a Grillo. Sentiamolo. Il centrodestra difficilmente da solo riuscirà alle prossime politiche, ha vinto. Nessun governo a livello locale o nazionale con Renzi, con Alfano, con la Boldrini, con D'Alema, con Bersani, questo poco mi è sicuro. 5 Stelle devono decidere se vogliono giocare o se vogliono veramente lavorare per cambiare il paese. Ma con Alfano non ci governi in Liguria?
Da Toti, dice lei. Sì, non è sostenuto pure dal Fano, perché ha detto adesso... Mi sa di sì, che in Liguria hanno adesso non farò mai governi locali con Alfano, ma non ci sta qua Alfano in Liguria. Cioè, ma vedete... Allora, parliamo di voi. Quello vi sta un po' corteggiando Salvini, insomma, dice che sostanzialmente siete delle persone con cui lui vorrebbe parlare, no? Se avesse bisogno di una maggioranza più ampia, avete degli argomenti su cui siete sensibili allo stesso modo, voi però continuate a dire niente alleanze, non ci alliamo con nessuno. Allora, però questo non è un bel modo poi alla fine di non andare al governo con dignità ed onore. Ognuno avrà la propria opinione. Io però dico una cosa chiara. Io mi sono candidato con il Movimento 5 Stelle, quindi ho scelto il Movimento 5 Stelle perché c'era scritto dentro, diciamo, i nostri statuti, il Movimento 5 Stelle non fa alleanze. Se ci fosse stato scritto il Movimento 5 Stelle fa alleanze, io non mi sarei candidato. Insomma, è legittimo o no? È la nostra posizione. Questo non significa che poi non votiamo determinate leggi insieme agli altri partiti. Per far passare una legge serve la maggioranza, e ci è capitato di votare delle robe però con Salvini. Però è una notizia terribile, che con questa legge che lei non vuole che il Presidente della Repubblica firma, che invece... Non ci sarà la maggioranza. E voi non l'avrete mai la maggioranza per governare quello il paese. Vedremo. Che fate? Io mi ricordo pure quando Fassino diceva se Grillo vuole fare un'organizzazione politica, partito. Fondi un partito, l'abbiamo fatto e oggi Fassino è consigliere. Non me del Fassino? No, no, non mi permetterei mai. Non mi permetterei mai. Dico soltanto che lo decideranno i cittadini. Penso che alle prossime elezioni politiche ci sarà da una parte un movimento che non ha mai governato questo paese, non ha mai avuto a disposizione un'opportunità. E dall'altra parte Renzo Sconi, cioè il PD insieme al PDL. Quindi alleanze mai rimane il vostro pilastro, assolutamente. Io mi dimetterei il giorno stesso qualora il Movimento 5 Stelle facesse alleanze. Ma questo non significa che in Parlamento non si possa trovare convergenza sui temi. Cioè, noi siamo una Repubblica fino a prova contraria, una Repubblica parlamentare. Cioè, qualora dovessimo avere la maggioranza, Mattarella ci darà l'incarico. Quindi ci presenteremo alle Camere, diremo questo è il nostro programma, vogliamo una misura straordinaria per la piccola e media impresa, vogliamo abolire la legge Fornero, noi che siamo gli unici che non l'abbiamo votata. Vogliamo una legge anticorruzione e un reddito, diciamo, di cittadinanza per chi vive al di sotto della soglia di povertà. Chi ci sta in Parlamento? Vedremo se Salvini darà o non darà i propri voti. Però la credibilità è quella. Credibilità di... ve lo prendete? I voti, nel senso, i voti all'interno del Parlamento servono per far approvare le leggi. Cioè, però vede com'è. Serve la fiducia di Battista, la fiducia. Vediamo se appunto daranno la fiducia al Movimento 5 Stelle, ma non è che il Movimento 5 Stelle dice se mi dà la fiducia di un posto di sottosegretario, cioè non siamo così. No, quindi voi non fate alleanze, però andate lì, se vi danno la fiducia, vi prendete la fiducia e andate avanti. Se Dio guardi non dovessero dare la fiducia a un governo che propone questi temi, il Paese se ne renderà conto. Però per lei prima parlava Lega, Lega Nord, cioè sono così, a parte pure, io dico spesso che anche il PD ha cambiato nome, si è tolto la L, prima si chiamava PDL, ora si chiama PD, ma sono la stessa identica cosa. Fake news, la famosa fake news. Vedete, hanno insultato per decenni Terroni in ogni modo e oggi per provare a prendere in giro qualche meridionale tolgono il nome Nord dalla Lega, ma insomma allora, sono questi, hanno governato tanti anni. È rimasta un'ultima foto, le tocca. Le palme. Le palme. Allora, questa è una spiaggia di Lagos, per il semplice motivo che a Las Vegas non c'è la spiaggia, diciamolo subito, Las Vegas è nel mezzo di un deserto. Allora, avrà già capito che vuole andare a parare, Grillo... Non ho capito. Beppe Grillo sul palco in Sicilia, te lo faccio rivedere così da rinfresco la memoria, ha fatto una battuta sul Lagos che ha avuto un grande seguito, guardate. Ah, io ero sul palco? Una delle più grandi città al mondo, che si chiama... è la capitale della Nigeria, 5 milioni di abitanti, in centro dell'Africa, è considerata una delle capitali dove si vive meglio al mondo. Se guardate le fotografie, è pazzesca, sembra Las Vegas, verde, spiagge, palme. Allora, senza entrare nel dettaglio, sostanzialmente nessuna di queste affermazioni è vera, perché non è la capitale della Nigeria, non ha 5 milioni di abitanti. Credo che sia un'altra, sì, la capitale della Nigeria. Abidjan. Ecco, allora, il tema è che voi sapete ormai di essere un po' sotto tiro sul fatto che con la geografia avete un sacco di problemi. Devo commentare, che poi immagino che abbia detto, è come Las Vegas, nel senso intendeva una cosa bella, una cosa moderna, non lo so, io non sono mai stato né a Lagos né a Las Vegas. La cosa è che ha attirato l'attenzione su questa cosa, che non c'è nulla.
nulla di vero in quello che lui ha detto, perché lei sa che il dibattito sulle fake news è un dibattito molto aperto. L'idea è che Grillo, in un grande comizio di piazza, dica una serie di cose tutte totalmente false, ha attirato l'attenzione di molti osservatori. Sì, magari, cioè, io ero sul palco e ricordo che lui stesse facendo un discorso relativo al mondo che cambia, poi se ha fatto degli errori, amen, di geografia... Scusi, ma l'accusa che vi fanno spesso della competenza, non essere preparati, essere persone che sono arrivate lì senza preparazione alle spalle, e quindi che mettervi nelle mani il io paese personalmente, è pericoloso. Allora, a parte il fatto che nessuno a livello parlamentare vanta complessivamente i titoli accademici che vanta il Movimento 5 Stelle. Adesso basta questa storia, perché Berlusconi pure un altro che chiacchiera su di me. Io ho quasi due lauree e un master in tutela internazionale dei diritti umani. Poi mi è capitato di fare degli errori, mi è capitato di sbagliare una volta la consecutio, dato che faccio discorsi e discorsi, perché non capita a nessuno una volta di sbagliare una parola. Sì, sbaglio anch'io, ma non ho mai votato una legge incostituzionale, non ho mai messo le mani nelle tasche dei cittadini italiani. Ecco, parliamo di questa roba, no? Di un congiuntivo che sbaglia. Altrimenti, perché io, come battuta, io ho sbagliato ogni tanto un congiuntivo, ma la condizionale, con la condizionale c'hanno problemi altri. Pubblicità! Allora, Di Maio, è venuta fuori una notizia di agenzia. Di Battista, l'ho chiamato Di Maio, che gaffe. Mica mi ha chiamato Formiconi. Allora, in Sicilia c'è un condannato nella lista del Movimento 5 Stelle, si chiama Jonathan Ciappina, aveva avuto una condanna per un reato... militare, 2 mesi di reclusione per violata consegna e abbandono di posto aggravato in concorso, ed è dentro la vostra lista. Infatti le do una notizia, proveranno chiaramente nei prossimi giorni ad associarci alle liste degli impresentabili, che ricordo sempre sono uomini candidati da Musumeci e con Musumeci, con reati gravissimi, arresti, corruzione, truffe aggravate. Questo soggetto ci ha mentito. Per cui, perché la fedina penale era pulita. Non l'aveva detto. No, perché quando c'è un reato di 2 mesi, magari non viene scritto nel casellario, ci ha mentito, ha fatto una condotta sbagliata quando era carabiniere, per cui le do notizie, questo oggetto è fuori dal Movimento 5 Stelle. Noi li sbattiamo fuori immediatamente, okay, anche quando fanno una roba del genere. Caso risolto. Senta, quando la mia domanda è, purtroppo c'ho poco tempo, ma quando è nato suo figlio, lei ha fatto questo post con quelle due mani, sue e della sua compagna, con il suo figlio appena nato. Come si chiama? Si chiama Andrea, adesso c'è una mano che è il doppio, ha preso 2,5 kg in un mese. Allora, Andrea, mi ha molto colpito il fatto che lei ha detto, per me essere papà è un grande impegno, ho bisogno di tempo per farlo. Certo. Ha messo anche in discussione il fatto che avere un impegno politico così forte in un momento così fosse difficile. Di solito gli uomini non lo fanno, è un tema tutto femminile. Ha fatto una cosa... No, invece è uguale. Ma, per esempio, se vincete le elezioni, deve diventare ministro, lei ci penserà se poter fare il ministro o deve fare il padre bene in questo periodo della vita dei suoi figli? Credo che si possano fare le cose insieme. Posso dire senz'altro che da quando c'è Andrea lui è la mia priorità, e prima non era così, prima c'era soltanto il Movimento 5 Stelle, adesso viene prima lui. Poi questo non significa che io non faccia lavoro anche per lui, perché mi sto impegnando pure per lasciare a mio figlio un paese più pulito e più legale, e ho una motivazione in più. Però Andrea, allora, per questo me secondo tutto. Me è un bel messaggio, per gli uomini come per le donne la maternità e la paternità devono e possono essere una priorità, non è detto che sia stato un problema di noi donne, ricordiamocelo. Grazie Alessandro Di Grazie Battista, a lei. Ci vediamo presto, in bocca al lupo.